Una domenica indimenticabile per il volontariato. Siamo a Montemiletto, dove le telecamere del CESVO Lab hanno immortalato questa bellissima iniziativa. Alle mie spalle l'edificio donato all'AMPAS di Montemiletto dalla signora Maria Gaetana Colella. Ancora una volta nel segno del volontariato si è svolta questa bellissima manifestazione di cui vi proponiamo il video. Lasciare questa casa è stato un gesto facile, non motivato da obblighi, perché mia moglie non ha mai chiesto né ricevuto alcunché da nessuna associazione di volontariato, ma è stato compiuto in considerazione dei meriti che organismi come l'AMPAS svolgono a livello nazionale e, ripeto, soprattutto nel sud. Il volontariato fa tanto per le persone a livello nazionale, fa moltissimo per paesi come Montemiletto, che sono delle zone sfavorite dove i servizi pubblici non sempre sono impeccabili. Presidente Niccolò Mancini, da Firenze a Montemiletto per una giornata bella nel segno del volontariato, qual è il messaggio che vuole dare? Ma allora, sicuramente è un bel momento che avevamo piacere come Movimento Nazionale di celebrare e di essere presenti, perché è una festa per l'associazione, ma soprattutto è una festa per il territorio, perché quando un'organizzazione di volontariato, nel caso specifico una pubblica assistenza, riesce a realizzare attraverso gli sforzi della comunità, dei suoi volontari, dei suoi collaboratori, la possibilità, come dire, di radicarsi sul territorio con una nuova sede e anche di introdurre temi attraverso un convegno in cui si parla di volontariato e del valore del volontariato, è sempre una festa grande. Ed è una festa grande, come dicevo, per la comunità, perché alla fine le pubbliche assistenze rappresentano, come le altre organizzazioni di volontariato, un valore incredibile non solo di partecipazione e di restituzione dei servizi, ma anche proprio di costruzione di comunità, di presidio del territorio. Permettono l'essere vicini alle persone, l'essere vicini ai loro bisogni, permettono un costante, appunto, presidio e accompagnamento in quelle che sono le problematiche, tante, come tutti sappiamo, che in questo momento storico le comunità grandi e piccole attraversano. Quindi sì, davvero una grande festa all'insegna del volontariato e che va celebrata assolutamente, soprattutto ricordando come queste esperienze non debbano essere mai dimenticate dalle comunità stesse, ma debbano essere sempre valorizzate, accompagnate e sostenute in qualsiasi modo, attraverso l'opera volontaristica, attraverso il sostegno di altra natura che si dà. Quindi una grande festa e un grande piacere essere qui con tutti voi in questa giornata. Oggi si corona una donazione fatta dalla signora Colella, che ha donato l'intero stabile in piazza alla pubblica assistenza di Montemiletto, e noi siamo veramente onorati di questa cosa. Quindi per AMPAS, per i colori della pubblica assistenza di Montemiletto, è un giorno veramente importante e che sia di monito a tutti quelli che possono dare qualcosa in più a queste pubbliche assistenze che ne hanno tanto bisogno. Ancora una volta emerge il ruolo importante del volontariato.
Sì, certo, il volontariato sul territorio nazionale e regionale e qua pure a Montemiletto ha un ruolo fondamentale che deve crescere e non fermarsi e dare sempre maggiori servizi alla popolazione, a chi ne ha bisogno, ai disabili e a quant'altro. Un grande gesto, una grande giornata, ma soprattutto una bella giornata per il volontariato qui a Montemiletto. Sicuramente avere una donazione da un cittadino ad un'associazione significa che l'associazione in questi anni su questo territorio ha fatto un ottimo lavoro ed ha acquisito tanta reputazione. Questa è una cosa che, come dire, fa piacere a tutto il mondo del volontariato irpino. E oggi infatti qua ci stanno tante istituzioni, ci sta anche il presidente nazionale dell'ANPAS. Ben vengono questi tipi di, come dire, di testimonianze da parte dei cittadini nei confronti del mondo delle associazioni. Il mondo delle associazioni ne ha bisogno per andare avanti e per continuare ad accrescere la sua reputazione sui territori. Thank you.